Ciao a tutti, oggi sotto richiesta di una ragazza che si chiama Violet Murphy, che saluto, vi parlerò del caso Marina Joyce. Allora, per chi non sapesse chi è Marina Joyce è una ragazza che fa video su YouTube inglese, che fa video su outfit, make-up e queste cose di qua. La cosa, il caso Marina Joyce scaturisce dal momento in cui praticamente i suoi iscritti vedono che lei, quando registra, guarda al di là della telecamera, è come quando ogni tanto capita a me che guardo là dove c'è il televisore o da un'altra parte. Dice che praticamente in alcuni suoi video si sente come audio di sottofondo, tipo sussurrato aiutami, aiutami, detto in inglese, oppure praticamente dice che alle sue spalle si vedono dei medicinali e quindi sicuramente lei è stata, secondo i suoi iscritti, lei è stata praticamente presa in ostaggio, non lo so, rapita dal suo fidanzato, è drogata, è praticamente il suo ragazzo, le controlla i video che registra e praticamente ha preso in mano tutti i suoi social. Ora, poi che altro c'era? Dice che si sente il rumore di catene quando fa alcuni video, come se fosse praticamente incatenata e quest'altro. Ora, su questo ci sono delle correnti di pensiero, perché tutto questo viene anche scaturito dal fatto che lei pubblica degli stati tipo su Twitter dove vuole essere aiutata perché aiutatemi, ho paura, mi hanno rapita, tutte queste cose. Dopo 5 minuti quello che sia viene cancellato e poi praticamente vengono pubblicati su tutti gli altri social, altri stati, dove no, io sto benissimo, non vi preoccupate, sto benissimo, sto benissimo. Ora, siccome gli iscritti comunque di uno youtuber si affezionano alla persona, tutti si sono preoccupati che le cose sì, possano essere due. Una, che è veramente successa questa cosa, che il fidanzato la stia tenendo, diciamo, in ostaggio, se così si può dire, per controllarla, per tutte queste cose, oppure che comunque tutto questo sia stato fatto per visualizzazioni e per iscrizioni, perché non so dove era stato detto che lei era praticamente schizofrenica. Infatti, i medicinali che si vedevano erano per curare la sua malattia. E questo era stato fatto per le visualizzazioni e per gli iscritti, perché il suo obiettivo era arrivare a 1 milione di iscritti. Ora, a me, questo caso praticamente mi sembra il caso di Gemma del Sud inglese. Praticamente, Gemma del Sud era una ragazza italiana della provincia di Palermo che diceva di essersi trasferita al nord per problemi con i suoi genitori. E dopo un po' che faceva praticamente dei video, lei cominciò a dire, si cominciarono a vedere delle immagini, tipo come se praticamente si vedesse sui suoi occhi il riflesso della webcam con cui lei registrava, dove c'era scritto che appunto era qualcuno che la controllava, tutte queste cose di qua. E queste cose a me sembra sostanzialmente una fesseria, fatto per visualizzazioni, tant'è che questa Gemma del Sud addirittura fece finta di morire, di prendersi le pasticche, di ammazzarsi, tutto per visualizzazioni, eccetera, e per i soldi. Quindi a me sinceramente sembra una scemenza. Vero è che però se c'è qualcuno, nel momento in cui tu prendi il telefono per scrivere il messaggio su Twitter, piuttosto che scrivere il messaggio su Twitter, come ho detto issima, tu vai a scrivere al 911 a tua madre: senti, chiamami i carabinieri e fammeli venire perché questo qua mi sta maltrattando, eccetera, eccetera. Quindi la verità al momento non si sa. Penso solamente che quando si verrà a scoprire sapremo la verità, a meno che lei non farà la stessa fine di Gemma del Sud, che poi praticamente è sparita dal web. Però io personalmente una volta l'ho vista dentro un McDonald's e appena si è accorta che 3-4 persone si sono girate verso di lei e l'hanno riconosciuta, è scappata perché giustamente sei poco furba, come dice di essere morta e poi così. Addirittura il caso di Gemma del Sud era pure uscito sul giornale, perché comunque era stato preso, aveva lei parlato della sua famiglia, quindi c'erano state delle ripercussioni legali verso la sua famiglia, quindi è uscito pure sul giornale. Quindi a me sembra una scemenza, spero che non sia vero. Se dovesse essere vero, mi sembra assurdo che comunque lei, per quanto magari tu c'è chi dice che è schizofrenica, non abbia preso il telefono in quell'unico momento in cui l'ha preso e magari ha scritto una cosa a sua madre per essere aiutata. Va bene. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!